Che riguarda la presenza della casa editrice, non ci sono elementi per poterla, diciamo, per poter negare l'accesso dal punto di vista giuridico, diciamo. Semmai sarebbe tempo, visto che non sono poche le manifestazioni che possono ricordare l'apologia del fascismo e possono incorrere o comunque far pensare che si stia lavorando per ricostituire in forme diverse il partito fascista, sarebbe il momento perché le autorità preposte a questo si pronunciassero, quindi di conseguenza questo potrebbe anche avere delle ripercussioni su questioni come quella che è aperta oggi al Salone. Quindi dal mio punto di vista la scelta dei vertici del Salone è l'unica che si possa fare, fermo restando che personalmente è evidente che l'attività di questa casa editrice è una da quel che mi riguarda non è gradita e non è gradita la sua presenza al Salone, ma resta il fatto che non c'è motivo perché non possa essere presente. Bisogna poi anche dire che il libro per definizione deve segnalare la massima apertura e quindi credo che ognuno può esprimere dei giudizi, ma credo che nulla sia peggio che utilizzare argomenti, diciamo, amministrativi per impedire una presenza, per quanto discutibile lontana da me, di tipo culturale editoriale.